Oggi siamo nel pieno dell'autunno e il tempo è proprio dalla nostra parte, ci fa sembrare veramente nel pieno dell'autunno. Prepariamo delle buonissime, morbidissime, gustosissime, profumatissime, coloratissime focaccine alla zucca in padella, quindi di quelle veloci che si preparano senza lievitazione, ovvero con lievito istantaneo, non lievito di birra, e quindi si prepara l'impasto e poi si fanno direttamente la forma e si va direttamente in cottura, in questo caso una cottura in padella, quindi non utilizziamo il forno. Poiché abbiamo una ricetta veloce, appunto dove non abbiamo la lievitazione, cerchiamo di renderla smart il più possibile, quindi anche la cottura viene effettuata in padella. Ovviamente stessa ricetta, potete però anche cuocere le focaccine in forno. Iniziamo subito la preparazione delle nostre focaccine, che le facciamo, ce le cuociamo e ce le assaggiamo tutte in un colpo solo, perché sono velocissime. Prima di tutto ci serve la zucca deve essere cotta, noi abbiamo bisogno della purea di zucca. Come sempre, la zucca deve essere asciutta, più asciutta possibile, quindi preferite le cotture al forno, al cartoccio, al microonde, al vapore. Evitate per esempio di vessare la zucca, perché in questo caso tratterrà molta acqua. Ovviamente molto dipende dalla tipologia di zucca che stiamo utilizzando. Prima cosa ci serve la purea di zucca, quindi io vado a schiacciare appunto la zucca semplicemente con la forchetta, perché la mia zucca, essendo pastosa, riesco a lavorarla in questo modo qua. Se avessi avuto una zucca di quelle che necessita invece ad esempio di essere frullata, l'avrei frullata appunto con un mini beaver, quindi un frullatore a immersione, quello che più vi piace e che trovate più utile. Se avete una zucca che trattiene molta acqua di vegetazione, lì vi conviene creare sempre la purea di zucca, sempre con la cottura, preferibilmente queste tipologie di cottura che vi sto dicendo, però poi cercare anche di strizzarla il più possibile, quindi magari metterla a colare. Considerate sempre il peso dopo averla cotta e strizzata. Che vado adesso a mettere in una ciotola dove ho già messo 250 g di farina. È una semplice farina 00, una farina per tutti gli usi. Va benissimo, non serve una farina forte poiché non si tratta di un lievitato. Aggiungo un filino d'olio, olio d'oliva lo sto mettendo, va bene anche un olio di semi o se volete un pezzetto di burro, ma già l'olio di oliva va benissimo. Inizio ad amalgamare in questo modo qui. Non aggiungo subito il latte perché devo avere la possibilità di regolarmi in base all'assorbimento della zucca. Gli altri ingredienti secchi che abbiamo da aggiungere sono lievito istantaneo, è il lievito istantaneo per torte salate, il classico lievito per muffin, per plum cake salati, quindi per preparazioni istantanee, di quelle che non necessitano di lievitazione, quindi non è il lievito di birra. Poi aggiungo un pizzico di zucchero che mi dà un po' di dorato in più alle mie focaccine, ok? E poi ovviamente il sale, poiché queste tra l'altro sono proprio focaccine salate. Un cucchiaino va benissimo. Continuo in questo modo qui, in maniera tale che la zucca vada ad assorbire praticamente la farina ed io man mano mi riesco a regolare su quello che è la consistenza dell'impasto. Inizio a lavorare la zucca quando la zucca inizia ad essere un pochino assorbita dall'impasto, quindi ci troviamo in questo modo qui, vedete, diventano come una sorta di briciole. Cosa facciamo? Aggiungiamo il latte. Il latte rende le focaccine ancora più morbide. Se non avete il latte o non lo preferite o non lo potete utilizzare, utilizzate l'acqua, va bene lo stesso. Non lo metto tutto insieme, ne aggiungo un po' alla volta, poiché in questo modo riesco a capire la giusta consistenza dell'impasto. Se avessi utilizzato una zucca la cui purea risultava appunto molto ricca di acqua di vegetazione, probabilmente avrei dovuto utilizzare un pochino di latte in meno. Ancora un pochino di latte. Non appena l'impasto sarà piuttosto lavorabile, passerò a lavorarlo appunto sulla spianatoia. Proseguo a mano, in maniera tale che mi rendo conto appunto effettivamente se ci vuole tutto o non ci vuole tutto. Tenete sempre a portata di mano un po' di liquido in più e un po' di farina in più. Non mettete tanto liquido tutto insieme, perché poi non è che dovete mettere altri 100 g di farina, altrimenti alteriamo un attimino la ricetta, però quella spolverata di farina ci può essere utile, ok? Così come quel goccino di liquido in più. È già abbastanza compatto, come vedete, quindi vado sulla spianatura e proseguo la lavorazione a mano. Non ha bisogno di una grande lavorazione questo impasto, si lavora a mano super facilmente. Prendo un foglietto di pellicola, vado ad avvolgerlo semplicemente per non farlo seccare e lo lascio riposare un pochino. L'ideale sarebbe che riposi una decina di minuti, perché in 10 minuti il glutine si rilassa e noi riusciamo
riusciamo poi dopo perfettamente a stenderlo e sagomarlo così come ci serve. Va bene? Nel frattempo che il nostro impasto riposa, io inizio a riscaldare una padella. Sto utilizzando una padella di queste qui per crepe, vado bene perché è molto piatta, ma va benissimo una padella antiaderente qualunque. Se avete una padella che ci va bene pure un bel coperchio sopra, ancora meglio, perché fate l'effetto forno e le focaccine vengono ancora meglio. Okay. Poi di riposo possiamo andare a stendere l'impasto, che a questo punto si sarà rilassato e ci concederà una bella stesura. Spolverizziamo ancora la spianatura. Cercate sempre di spolverizzarla poco alla volta, per non aggiungere appunto troppa farina tutti insieme. E andiamo a stendere. Impasto nello spessore di circa 5 cm di altezza, appunto, andiamo a ricavare le focaccine come con un coppa pasta, semplicemente. Ritaglio le focaccine con un coppa pasta, quindi potete farle della misura che più vi piacciono. Gli esuberi li reimpastiamo in questo modo qui. Secondo me, guardate, la padella è anche già pronta perché l'ho messa a riscaldare da un po'. Poi inizio a cuocere tre alla volta, dai, e copro. Allora, controlliamo la cottura, ma proprio semplicemente sollevandole. Ok, il primo lato è cotto. Come si fa a vedere che è cotto? Vi ripeto, siamo sui 4-5 minuti. Ok, anche il secondo lato è cotto. Abbasso ancora un pochino in più. E vado a cuocerne delle altre. Procediamo subito con l'assaggio, anche se scottano. Io voglio tagliarle perché voglio farvi vedere dentro queste focaccine come sono. Guardate qui, se riesco a non ustionarmi eccessivamente, di cosa stiamo parlando? Cioè, è qualche cosa di eccezionale. Che possiamo farcire dolci o salate o mangiare così come sono, vi ripeto. Se vi faccio vedere questa qui invece, un'altra. Assaggiamo? Assaggiamo! Mamma mia! Buonissima! Io ci metto un pochino di mortadella in questa in maniera che diventa proprio uno spuntino di quelli ricchi, super ricchi. E andiamo di assaggio anche su questa. Mamma mia! Troppo buona. Buonissima da sola. Buonissima ancora di più farcita. Mamma, che ne proviamo a fare? Queste sono le focaccine più buone del mondo. Buonissime con tutte le farciture, dolci, salate o anche da sole. Provateli anche voi, focaccine soffici alla zucca, in padella e senza lievitazione. Sono sicura che diventerà anche la vostra ricetta preferita, il vostro asso nella manica. E se vi è piaciuta questa ricetta, provate anche tutte le altre. Lasciatemi un like ed un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Attivate immediatamente la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette in uscita. Io vi do appuntamento alla prossima, ciao! E buone focaccine a tutti!